un momento adorabile e intimo condiviso tra Meghan Markle e suo figlio Archie nella sua scuola negli Stati Uniti è stato rivelato come parte di una nuova intervista con la duchessa del Sussex. Meghan Markle e il principe Harry hanno lasciato i loro doveri di membri della famiglia reale all'inizio del 2020 per trasferirsi dal Regno Unito per una nuova vita con Archie Harrison nel suo stato natale della California. È nato circa un anno prima, a maggio 2019, con la figlia più giovane della coppia, Lilibet, che ha recentemente compiuto un anno il 4 giugno. Punto. Archie ora sta frequentando la scuola materna negli Stati Uniti e un momento adorabile con sua madre Meghan ha ora stato rivelato in una nuova intervista, in un articolo perspicace per la rivista TechCat, la giornalista Allison P. Davis ha scritto, in qualche modo Archie sa che sua madre è al cancello della sua scuola materna prima ancora che Elle insegnante lo apra per liberarlo. È così eccitato di vederla, ripetendo mamma, mamma, mamma con la sua vocina, mentre corre verso di lei che lascia il suo cestino del pranzo per terra. Lo prende in un grande abbraccio così pieno di genuina emozione che entrambi chiudono gli occhi. La giornalista ha anche fornito alcuni dettagli sul viaggio in macchina che ha condiviso con Meghan e Archie quando è tornata a casa dopo la giornata del bambino all'asilo, ha detto che è stato rivelato che Archie ha avuto una buona giornata a scuola tramite una lettera di aggiornamento del suo insegnante, l'ha fatto ed è pronto per giorni interi. Punto punto. Tentano anche di scoprire se ha mangiato il suo panino a pranzo e il mistero del cambio di camicia a metà mattina prima che Archie inizi a conversare. Il giornalista ha scritto, il viaggio in macchina per tornare a casa è molto impegnativo, dettato dai capricci e dagli schemi di conversazione di un bambino. Archie, sgranocchiando una quesadilla, vuole abbassare lui stesso il finestrino, ma non fino a quando non arriviamo a una specifica siepe enorme che misteriosamente predilige.